Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio della Farm di Giuliano. Oggi farm molto piena per fare tanti lavori autunnali. Mi accompagna c'è Giuseppe, Ciao a tutti. che andrà ad arare con l'8R dietro di me. Io andrò a trebbiare i girasoli con la trebbia e la barra nuova. Luca sta liquamando i campi Ciao a tutti. con liquame di suino e appunto dopo mais. E Ema invece sta distribuendo la calce. Ciao a tutti. Poi darò un'occhiata agli allevamenti se manca qualcosa e così via. Abbiamo trebbiato tutto il mais, abbiamo fatto una produzione di 110.000 litri che tradotti in CCM sono diventati 150.000. Adesso mi teletrasporto, anche se non è tanto bello da vedere, là e possiamo chiudere la trincea, appunto, vedete, l'abbiamo un po' steso. Io penso, almeno c'è il ragioniere Beppi che ha detto che per un anno dovrebbe bastare, quindi speriamo che abbia ragione. Comunque è una buona prova per vedere i consumi, giusto Beppi? Praticamente facciamo questa prova qua e vediamo come andrà. Eh sì, prima mi hai detto sono sicuro che arriviamo un anno, adesso diventa una prova, perché l'ho detto io, maledetto. Mamma mia, che maledetto. Comunque, te puoi partire ad arare dietro di me, però adesso appunto giustamente portami il carro. Vai pure avanti te, dai, ci passi? Non Sì. fai disastri, eh? Che bravo No. ragazzo, mamma mia. Allora, Ema fa disastri tutti i giorni perché ragazzi anche su Instagram, mi scuso con tutti, ma è uscita una Già. porcheria di immagine. Cioè lo scorso episodio di Conto Terzisti, quindi quello della fine di settimana scorsa, è uscita un'immagine che non si leggeva neanche Conto Non Terzisti è su Instagram, tutta allora grossa, simile. tutta allargata, tutta sgranata, uno schifo. Cioè una merda del genere non puoi pubblicarla, capito? Anche se è colpa di altro, dei software, come dirà Ema, che dirà è Allora, colpa di questo qua, è è colpa di colpa di Dropbox. Dropbox. Non me ne Punto frega niente. capo. Non Dopo è me... anche colpa mia perché non ho guardato Eh, subito. infatti, Però. no, è solo colpa tua, perché Dropbox non è che lo possiamo punire, capito, poverino? Non ha fatto niente, Beh. non esiste, non è una persona vera e non capisce niente, capito? Non vede se è brutta la Però copertina, quindi... quando qualcuno mi ha fatto notare il danno, ho sistemato subito in meno di 5 secondi. Sì, Quindi. adesso metto uno screen della conversazione e con le censure. Comunque, detto questo, caro Ema... Tanto non lo puoi più fare perché ho deciso di far fare tutto il Beppi. Attualmente Ema è inutile ai fini insomma, dei lavori su questo Grazie. canale, a parte qualche streaming che oltretutto è anche in dolo e non si impegna neanche a farli bene perché tutte le volte c'è l'audio starato. Non è vero, non è vero, no, no. Qua ti sbagli, guarda, Ah sei tu sì, un'ora, ah sì, l'ultima volta scusate. taralli. Sono tarati adesso alla prima Taralli? Sono lezione. taralli? Taralli, Io ho capito taralli. taralli, avete capito anche voi No, taralli? Comunque, no, sono ragazzi, tarati. mamma mia, mi ha ribaltato il camion! Ma mi ha ribaltato il camion, scusate ragazzi. Vedi, vedi, dopo è colpa mia. Adesso di che è colpa mia che l'ha. Scusate sta roba, perché è colpa proprio del camion che mi è venuto contro. Comunque, Ecco per me. detto questo, io volevo dire che hai ragione, non le fai sempre con gli audio sbagliati. L'ultima, dopo 10 volte, l'hai fatta bene, sì. Dopo quattro. 10. Sì. Perché ho trovato il problema. E ho sistemato e è Gli hai tutto a fatto il posto baby adesso. tampone? Sì. Posso dire qualcosa per far Grazie. incazzare qualcuno? Sì, può dirlo, sì. Ecco. No, comunque, ci siamo capiti, no? Sì, ma adesso gli audio sono Attento. giusti comunque. Sta Vediamo attento. se i tuoi sono giusti adesso, però. In che senso i miei sono Perché giusti? il mio microfono l'ho modificato. Ma io faccio quello che voglio, capito? Sono come Rovazzi. Come? Stai A zitto. posto. Faccio. Ecco, bravo, hai capito la canzone. Eh? Che persona Infatti perspicace c'è Gianni e intelligente. e manca Sì. Pinotto. Sì, infatti, Manca c'è Gianni e Pinotto. Pinotto. E una roba, te, Beppi, vieni pure qua con la Rapper 8R, che questo campo ha bisogno della bella aratura. Qua abbiamo sempre la fantastica animazione d'apertura della nostra Cressoni. E niente, si può partire. Luca, puzza, puzza il piscio del maiale. Sì, ma Sì, tanto però quella stai in l'hai strada condizionata. dritto. Stai in strada dritto, grazie. Ok? Aspetta che Madonna. arrendo. Cioè, proprio passi davanti a me e non vai neanche dritto. Cioè, io vorrei dire. Cosa Dopo è prima colpa di Ema. devo dispiegare l'attrezzamento di trebbia? Top, ecco. Perfetto, S class. No, sto scherzando, sono molto classico da utilizzare. Aiuto. E lo so che era brutta, però portate pazienza. Pessima.
No, ma stai zitto, guarda, non ti conviene. Non ti conviene fare queste uscite. Il posto è veramente critico. Adesso sono contento perché arriveranno nei commenti i tuoi amichetti Adrix, sì, Luke, Hacker. Sono tipo tutti specie di... che dicono che quando ritardo 10 minuti della live non colpa mia, è colpa mia. Ma loro sono haters. Sono haters perché vorrebbero essere al tuo posto, capito? Non lo Però ragazzi, se volete essere al posto di Ema, dovete prendervi anche le parolacce dopo, No, vabbè, sto scherzando. Se siete bravi e capaci non ve le prendete. Comunque, Beppi, cosa dici se allarghiamo il campo, già che siamo con la Rarro, attorno al recinto che abbiamo fatto? Quasi quasi. Dai, andiamo fino contro la strada come da veri ADM. Cioè, devi tirare giù l'asfalto proprio, Beppi. Ah, ok, a posto. Devi scavare anche per sotto dell'asfalto. Per sotto, cosa vuol dire per sotto? È una roba veneta per sotto. Ok, perfetto. Comunque, ragazzi, adesso il nostro Beppi leggerà le domande più interessanti che avete fatto nello scorso episodio. Quindi fatene anche sotto questo, che nel prossimo vi risponderemo. Seguiteci anche su Instagram per rimanere aggiornati. Oltretutto vi ricordo che domani alle ore 21 siamo in live con il terzo episodio della serie Alpina Benvenuti nelle Alpi. E in alto a destra vi lascio l'ultimo episodio di The Italian Farmer e l'ultimo episodio della serie Alpina, appunto. Niente. Ema, devi aggiungere qualcosa allo spam? Che poi è spam personale, quindi... No. Ecco. No. Lasciate un like alle No, lasciate un like, no. Ok, va bene. venite in live mercoledì sera. Venite in live. L'ho detto, domani sera ho detto. Domani, no. Che giorno è, carissimo? Un attimo. Vai. Guarda, neanche l'iPhone mi dice che è il giorno è 24. Comunque, è una roba, ragazzi. 24 mercoledì, live, ve l'ho appena detto, ma non era attento. Mercoledì 25. 25? Ah, manco giusto di... Ma okay. Cosa ha detto? Ah, sì, per domani è... Comunque... Comunque io vi vorrei ricordare che Ema e Giuseppe non hanno risposto, invece Luca sì, ha appunto il quiz e informazioni sulle ruote isodiametriche. Quindi la loro penitenza è finire tutto il campo ad erba sulla serie alpina che abbiamo iniziato nello scorso episodio, finirlo con la BCS loro due. E in tutto questo verranno filmati da me, anche se sarò via dal computer, mi metterò lì come telecamera di videosorveglianza, in modo tale da poterli vedere anche in remoto col telefono se vanno avanti, e soprattutto per farvi un timelapse. Beppi, se mi cominci ancora così un campo ti ammazzo. Ah no, okay. Dai, lo stai allargando, pensavo che avessi iniziato col campo con l'erpice, l'aratro al contrario. No, e qua mi sono fermato perché c'è da modellare il terreno. Com'è che c'è da modellare? Ah, ok, vuoi modellarlo già? Va bene. Dai, fai pure, lo so che non è bello da vedere, ragazzi, tutti i lavori da fare off camera, però guardate pazienza. Però Luca, posso dire qualcosa che farà arrabbiare qualcuno qua? Non so, posso dire qualcosa che farà incazzare qualcuno? È così, esatto. Da dire. Luca ha rubato l'unico argomento che c'era. In che senso? Cioè, diciamo che non c'era tanto dell'altra parte, infatti lui ci ha lasciato l'altra parte a noi perché non c'era poco niente. Quindi lui ha preso la maggior parte, diciamo. Ma tu, Luca, hai capito cosa ha detto? No, ragazzi, aiutatemi nei commenti. Mi serve un traduttore. Ho detto. Cioè, lui ha lasciato l'argomento più corto che c'era. L'altro era molto più lungo, c'era molta più roba da dire sull'altro che su quello che ci ha lasciato a noi. Sì, ma dopo ha detto anche il vostro, quindi non... Cioè, praticamente. Quindi. Infatti era tre parole. Sì. È una roba che vorrei dire. Nuove posizioni aperte nello staff... Mi serve un traduttore di Ema. Sì, esatto. Ecco. Provate a fare con Google perché neanche Google traduce. Sì, infatti, gli fai rileva lingua e al posto di Ema... No, dai, non posso farla questa battuta. No, è proprio brutta, meglio tagliare. Proprio brutta, lo dico io al massimo. Cioè, tu Ema... Vabbè. Ma non posso più farla queste battute perché c'è YouTube che sennò... Arogne.
Comunque, vorrei dire che abbiamo superato i 9.000 iscritti una settimana fa e adesso siamo già a 9.100, quindi vi ringrazio tutti, grazie mille ragazzi. Poi i commenti sotto sono sempre molto positivi, bel video, grande, quindi sono contento e mi sa che se andiamo avanti così a 10.000 iscritti devo fare un episodio completamente con l'accento veneto e con qualche cadenza, tipo ciò era... Oh Luca, cosa si dovrebbe fare? Così, non lo so. Perché sono circondato da veneti. Oltretutto, l'unico pugliese che potrebbe sdoganare il Veneto mi parla in veneto. Io, ragazzi, non ce la faccio. Io non posso andare avanti così. Arriva il Beppi, a un certo punto così, il Beppi mi tira fuori di quelle robe tipo oh, sito, oh, adesso vegno. Ma... Cioè, no. No. Ok, sempre meglio che il suo dialetto, ma non dico sempre meglio perché non mi piace il suo dialetto, dico sempre meglio perché non lo capisco. Il veneto lo capisco, il dialetto pugliese non sono ancora arrivato a quel punto della mia formazione. E niente, ultimi 3-4 minuti di domande, le più interessanti, vai Beppi. Ok, allora, Andrea Uberti che ci chiede, ti chiede, più che ci chiede, perché hai scelto proprio l'8260R? E non un'altra macchina da 260 cavalli? Hai fatto come Bugs Bunny? Mi sono comprato il nuovo trattore. Ci siamo comprati. E tu... ci chiede, no, ti chiede. Bugs Bunny comunista. Comunque, allora, 8260R. Perché? Perché mi serviva una macchina con quelle caratteristiche tecniche di passo, di peso, cilindrata potenza, rapporto cilindrata potenza peso, e l'8R era l'unico che le soddisfaceva. Si può dire, giusto, Emma? Sì, no. Vabbè, lo scoprirete nei commenti. No, vabbè, dai, vai Beppi, prossima. Davide Losero che ti chiede: ma seminare in un terreno troppo bagnato può creare dei problemi al seme? Certo, già all'inizio potrebbe soffrire di asfissia per la troppa acqua, stress idrico più che asfissia. Vai. Non è che devi fare modalità DSL Telecom, per favore. No. Ayar Mazzo. La coppia dell'8R qual è? Lo sai che non mi ricordo più quanti newton metro di coppia fa? Mi trovi scoperto come Ema e la sua capacità di pubblicare su Instagram. Poretto. Dai, su, avanti. Basta. Basta? Non rispondo più. Finito? Basta. Comunque, se vi siete chiesti perché ho fatto quella roba di prima non prendendo tutte le file, era per tirare dritto il campo. Basta. Adesso facciamo una svuotata e mi aggiornate su a che punto siete con i lavori. Emma, dovresti aver già finito con la calce, no? Sì, e sono sopra in 3D con te. Ah, complimenti. Sentivo la puzza, infatti. Dai, basta. Ah, che YouTube te la caccia veramente via sto episodio. Vabbè, ma io tanto mi faccio fare una liberatoria da te. Con scritto, a me va bene essere insultato. No, mi va bene che mi facciano le piccole... insultato, ragazzi, parolone. Mi va bene che mi facciano le piccole prese per i fondelli. Queste sono piccole prese per i fondelli per ridere, perché ridi anche te, maledetto. Quindi fai una bella liberatoria e in cui scrivi che sono autorizzato a farlo e quindi mi ridi al canale, va bene? Ok. Vedremo. Vedremo. Ma secondo te io arrivo al punto di dover... Arrivo al punto di dover contare su Ema, secondo te? No, ma neanche Ema conta questa cosa, quindi... Ma secondo me, infatti, se aspetti che YouTube ti aiuti in questa cosa, mi sa che fai prima a cambiare vita, carta d'identità e andare all'estero. Mi diverto così, almeno un po' di haters, dai. Ma guarda, se quelli che hai te sono haters, guarda. Oh, mamma mia. Vivi troppo bene te, vivi troppo bene. Oh Cappellino, ma sai quanti vorrebbero essere al tuo posto? Cappellino. Dai ragazzi, a parte gli scherzi, ma vai pure avanti. E qua... Per lavorare. Oh, ma sei stato seduto? Ma stai...
Vabbè, comunque qua il Beppi giustamente sta allargando il campo. Fammelo bene, Beppi. No, la pianta, mi tiri giù il sollevatore. Mamma mia, 6.000 euro di sollevatore. Mamma mia, oh, me lo ricordo ancora sto optional qui. Comunque, detto questo, dai anche una passata in testata se vuoi, che ce n'è di spazio. Niente, bravo Beppi, saluta. Ciao a tutti. Ciao Ema. Ciao a tutti. E ciao Luca. Ciao a tutti. Cos'era successo lì, Luca? Ti hai visto in difficoltà, carissimo? Eh? C'era Pustito che litigava con le frecce. Guardiamo anche te. Non hai il cappellino, però hai i capelli in su che a momenti toccano sul lunotto. Meno male che ti ho preso l'optional per aprirlo, perché sennò... Insomma, vabbè. Guardiamo qua a che velocità stai andando, ti ho visto. Ero ai 40. Sì. Un po'... Ma hai la tastiera per giocare? Sì. Cioè, ma con tutti i soldi che ti do al mese per stare qua a lavorare, non rispondi nei commenti e manco un controller si compra. Ma guarda, guardate ragazzi, sembra che stia facendo zigzag tra le linee di mezzeria. Sono fatte così da seguirle bene. Vedi, sì, che sì. Ma c'è, guarda, sei insulso, come dici te. Perché lui ha sempre in bocca, ragazzi, ma sei insulsi. E così via. Comunque, detto questo, ragazzi, vi mando un caro saluto, buona giornata, buonanotte, dipende in che fase e momento della giornata state guardando questo episodio, e niente, ci vediamo nel prossimo video.